Flintlock è un action RPG open world con un sistema di combattimento Souls-like, presentato pochi giorni fa e annunciato per il 2022, quindi uscirà quest'anno. Uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e anche sul Game Pass, cosa ovviamente molto gradita per noi. Prima di iniziare vi ricordo di mettere like al video, cosa veramente molto gradita e soprattutto molto utile, e se volete mi trovate in live tutti i giorni su Twitch, link in descrizione, e gli orari ve li metto sul primo commento fissato in alto. Il trailer d'annuncio non contiene footage in game, purtroppo, ma possiamo farci un'idea di ciò che ci aspetta anche basandoci sull'altro gioco sviluppato da A44, ovvero Ashen. Partiamo dal titolo. Il termine Flintlock indica un meccanismo particolare di sicurezza usato nei moschetti tra il 1600 e il 1700. In Flintlock useremo infatti anche armi da fuoco, un elemento non sempre presente negli action RPG fantasy. Oltre a pistole e fucili, però, ci saranno anche armi corpo a corpo, anche se nel sito ufficiale parlano solo di asce. Questa cosa mi ha fatto pensare al fatto che le armi corpo a corpo non saranno le nostre armi principali, ma delle secondarie da usare in determinate circostanze. Ovviamente è troppo presto per averne la certezza, ma c'è questa possibilità. Oltre a asce e pistole, avremo anche a disposizione la magia, che a quanto si vede dal trailer sembra essere legata ad un pet, ma magari potremo utilizzarla anche noi direttamente. Ecco, parliamo un attimo dei personaggi. Nel gioco non sarà presente un editor del personaggio, a quanto pare. Infatti dovremo calarci nei panni di Nor Vanek e saremo accompagnati da Enki, una strana creatura dotata di poteri magici. La trama è stata solo accennata, ma si tratta di una storia di vendetta. Vendetta contro delle divinità. Lo scopo di Nor sarà dunque quello di far fuori degli dei. Il sistema di combattimento viene definito come impegnativo ma appagante e, pensando ad Ashen, il gioco sviluppato in precedenza da A44, è chiaro che si tratti di un combat system Souls-like. Il gioco è ambientato in un open world in cui, a quanto sembra, potremo anche volare. La descrizione del mondo aperto nel sito ufficiale infatti dice: vola attraverso le sabbie del deserto, viaggia attraverso delle rovine cavernose e svela i segreti della città dell'alba. Ciò di cui non sappiamo davvero nulla è l'aspetto tecnico. Il trailer d'annuncio infatti è un filmato e dunque non sappiamo come sarà il gioco a livello grafico. Probabilmente però vedremo qualcosa di simile a quanto visto con Ashen, una grafica non particolarmente raffinata, ma semplice ed efficace, come quella che stiamo vedendo a schermo. Insomma, questo è Flintlock, un titolo che terrò sicuramente sott'occhio e sul quale vi aggiornerò periodicamente quando ci saranno notizie da riportare. Grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima e ricordate, mettete like e seguitemi anche su Twitch. Ciao ragazzi!